passato una settimana a Fuerteventura, una delle isole Canarie in Spagna. Era una delle mete dove volevo provare la vita da nomade digitale, prima che arrivasse il Covid. Di fare il nomade ancora non se ne parla, però alcune mete stanno già diventando più accessibili. Ho fatto due scappatelle ultimamente, una in Svizzera e una in Germania, per ragioni lavorative. Questa volta invece sto una settimana a Fuerte. In Spagna addirittura si può andare per motivi turistici. È strano perché in Italia è zona rossa e si può andare in vacanza in Spagna. Però serve comunque un tampone molecolare effettuato entro 72 ore prima dell'arrivo in Spagna. Le cose cambiano in fretta, quindi controllate sempre sul sito di Viaggiare Sicuri. Gli unici voli diretti partivano da Milano con le low cost. Ho preso un volo Wizz Air che ho pagato più o meno 150 euro, andata e ritorno, anche se inizialmente pensavo di pagarne 70-80. Durante la fase di acquisto il prezzo è aumentato, tra assicurazione, bagaglio e altre cose. Succede così, non sono abituato. A differenza di Roma, dove per arrivare al gate ci mettevo meno di 20 minuti dall'arrivo in aeroporto, questa volta ci ho messo quasi 3 ore. E quindi c'era una fila immensa e ovunque hanno controllato più volte tamponi e autocertificazioni, a differenza degli altri voli che ho fatto. Dopo 4 ore di volo sono arrivato a Fuerteventura, un'isola non troppo grande, con paesaggi principalmente desertici, famosa per il surf e per il fatto che ci sono più italiani che spagnoli. Ho preso un Airbnb nel centro di Coralejo, che è un po' il centro urbano principale a Fuerteventura, almeno al nord, e per arrivare dall'aeroporto ho preso un bus che costava pochissimo. Se vai a Fuerte in realtà conviene affittare una macchina per visitarla per bene, non ci sono molti mezzi pubblici ed è un posto molto naturale, bisogna girare, anche perché molti vanno là per surfare. Io però, stando solo una settimana e dovendo anche lavorare e avendo vari amici che in realtà avevano una macchina, ho evitato di affittarne una e ho preferito prendermi un appartamento in centro, vicino a tutto, piuttosto che una villetta bella, anche più economica ma spersa nel nulla. Se dovessi tornare, affitterei una macchina e prendere una villetta, però stare di più, almeno un mesetto. Eccoci qua. Finalmente è arrivato a Fuerteventura, un lungo viaggio, sono partito troppe ore fa. In particolare a Coralejo, la Rimini di Fuerteventura. Ora sono in un appartamentino che sta proprio in centro, sotto sono pieno di ristoranti, ho una pizzeria a taglio esattamente sotto casa e sto morendo di fame, quindi mi sono preso un po' di pizza. E niente. Comunque, con l'Airbnb questa volta sono stato decisamente fortunato. È tutto pulito, c'è tutto il necessario, addirittura c'era l'acqua quando sono arrivato, la roba per pulire i piatti, è tutto pulito, mi sembra tutto abbastanza pulito. È tutto spazioso, domani vi faccio il tour con la luce. Buonanotte amici. Il primo giorno purtroppo l'ho passato al computer, è stata forse la settimana sbagliata per viaggiare perché avevo appena lanciato la mia nuova agenzia e la mia casella mail stava esplodendo. Si dice casella mail, è un po' da boomer. Ok ragazzi, questa è la casa, questo è il bagno. Per una settimana ho pagato 400 euro più o meno, che è tanto rispetto a quanto si potrebbe pagare a Fuerteventura. C'è chi paga 400 euro per un mese intero. Ovviamente ho pagato anche la posizione, ero a Coralejo in pieno centro e vicino a tutto. Era un appartamento molto carino, però forse poco caratteristico. Sono più belle le villette fuori mano, in mezzo alla natura. Sono le 5 del pomeriggio, ho lavorato tutta la mattina e tutto il pomeriggio. Ho mangiato noccioline e Doritos e non ho pranzato per davvero. Si vede il mare da casa mia. Eccolo là il mare. Comunque sembra veramente l'esterno in Italia. Sai come estetica che come audio, cioè le persone parlano italiano. Le sento da fuori. Vado a fare la spesa. Comunque confermo che non è estate. Fa abbastanza fresco. Tutti quanti che dicono qua le Canarie tutto l'anno estate, non è vero. Però si sta bene. Allora, in realtà la temperatura varia molto in base al vento, al giorno e generalmente mite. Ci sono giorni più caldi e giorni più ventosi. Inoltre dipende molto anche dall'isola. Fuerteventura è diversa dalla Gran Canaria, che è diversa da Tenerife, eccetera eccetera. Allora, questa è la spesa che ho preso. Mi sono dimenticato che in realtà la maggior parte dei pasti li potevo fare fuori, perché è sempre tutto aperto qua. E forse un po' più del necessario. Magari riesco a fare la metà dei pasti fuori e la metà dei pasti a casa. Ora mangio questa banana e fra 20 minuti vado a farmi una corsetta. Mi piace questa casa. In realtà, comunque, ho mangiato parecchio fuori, ma ho anche cucinato. E alla fine sono riuscito più o meno a finire tutto. Mi sono fatto una corsetta di 12 km per esplorare un po', e non è molto grande Coralejo, quindi l'ho fatta 3 volte di fila. Assomiglia molto sia alla Spagna che al Riccione che al Costa Rica. Molto carino Coralejo, pieno di locali, pieno di posti e di ragazzi e di giovani in giro che lavorano smart working e cose. Mi hanno scritto un po' di persone su Instagram che stanno a Fuerteventura. Sono tutti italiani smart working o che studiano all'università, che potendo stare ovunque stanno a Fuerteventura, che costa un po' di meno, ci sono meno restrizioni e magari surfano anche un po'. Sono scelte, io non giudico. Ho notato però che molti stanno già posticipando i loro aerei e allungando i loro soggiorni, quindi sono quasi sicuro che Fuerteventura sarà sempre di più una meta per nomadi digitali, un termine che sarà sempre più sdoganato nel tempo. Ok,
ho corso 12 km. Ok, faccio un po' di stretching. Mi sono fatto un po' di pasta e broccoli. Un sacco di pasta e broccoli. Avanzerà, me la mangerò anche domani. Verdure, ho due giorni che non mangio verdure. Secondo giorno qua alle Canarie. Anche oggi non ho fatto un cavolo perché ho lavorato tutto il giorno qua da casa. Ora faccio una pausa e vado a farmi una passeggiata in spiaggia. Non passo tutto il giorno davanti al computer, anche se forse dovrei, ma devo assolutamente esplorare un po'. La prima persona che ho incontrato è stata Dario Vignali. Buongiorno. Che non vive a Fuerte, ma come me era un bel po' nomade e lo è ancora. È venuto per un mesetto a Fuerte per farsi un'idea di com'è l'isola, esattamente come me. Ma in realtà sono qua per filmare dei video di Yoga Academy, che è la scuola online della mia ragazza di yoga. Solitamente giriamo tutto quanto in natura. In Italia stava diventando veramente difficile raggiungere luoghi naturali e abbiamo detto andiamo a Fuerteventura, non ero mai stato, lei ama il surf, io anche. Quindi vi ho detto veniamo a Fuerteventura, vediamo com'è. Io da quel pochissimo che ho visto ho l'impressione che potrebbe essere una Bali europea. Sì, è vero, il costo contenuto della vita è un ambiente estremamente piacevole, molto rilassante, no? Rispetto a tanti posti italiani. E si vive bene perché è un posto semplice. Dario ha preso una villetta a Lajares, un posticino molto bello a metà tra le due coste, tra Coraleo e Cotillo. Lajares è piena di villette carine ed è vicina al vulcano, che è un vulcano molto bello, inattivo. Sei la macchina, è perfetto stare a Lajares perché ci vogliono solamente 10 minuti per andare da entrambe le coste. Mancanza di Bali, che devi fare? Sai cosa, se ti prendi bene col surf, tanta roba. Sì, però sì. Se non fai surf e non fai niente, questo vento. Sai questo bello che il vento fa diventare pazzi? Devo far vedere a Denise il mio livello di stretching. Questo è il mio massimo, e mi serve tantissimo, cioè era un sogno. Cioè, sei già migliorato, dici? Lei è Denise, insegnante di yoga. In realtà lei insegna yoga a migliaia di persone perché è la fondatrice di Yoga Academy. E quindi lei è un po' il numero uno nel campo. E quindi le ho chiesto di farmi fare la mia prima lezione di yoga perché non ho mai avuto il coraggio di farlo. E quindi forse è giunta l'ora di fare questo bagno di sangue. Se io vengo una mattina di queste, mi fai fare yoga? Perfetto. Siamo andati a Cotillo, cioè la costa ovest dell'isola, dove si vede il tramonto. Buongiorno. In realtà questo è quello di marcia, perché lui ormai si può bere soltanto arancia vera. Lui è Luca, il mio personal trainer. Allena anche Malloro, l'ho conosciuto grazie a lui. Ci siamo sempre allenati online perché lui appunto è Fuerte e ho colto l'occasione per beccarlo. Tutto ciò che fa nella vita ha un solo obiettivo, cioè dargli il tempo di fare surf. È strano vedere le persone così vicine senza mascherina. La regola a Fuerte è coprifuoco alle 23, quindi tutti a casa. Ok, non avere la mascherina seduti al tavolo, ma massimo 6 per tavolo. E per strada invece sempre con la mascherina. E se ti beccano multa, sono abbastanza severi, mi hanno fermato anche a me, che ce l'avevo un po' abbassata. Devo dire che si stava bene. Ovviamente è un pelo più rischioso, ci sono meno restrizioni e cambiano di settimana in settimana, però unito anche al fatto che è pieno di spiagge e posti belli, si respira proprio un'aria diversa. Quanto ci vuole a fare un'intera tavola? Dipende che tavola, cioè che ne so, un longboard ci metto di shape per un paio di giorni per fare un vulcano. Dopodiché siamo andati in un negozio di tavole da surf e ho conosciuto un ragazzo che le costruiva e le faceva lui, molto interessante. Non sapevo come si facessero le tavole da surf, né cosa fossero le distinzioni fra una e l'altra. Ho imparato un sacco di cose in questa settimana sul surf. No, ma quasi. Buongiorno ragazzi, sono scottato parecchio e ho un aspetto che è una via di mezzo fra un regista licenziato e vagamente un surfista. O uno skater, sembra un po' una via di mezzo fra. Vabbè. Ragazzi, oggi si surfa. Il giorno dopo mi sono rivisto con Luca per provare a fare surf di nuovo, perché in realtà nella mia vita ho già surfato anche in California, a San Diego e a Los Angeles, quindi un paio di volte, e non ho mai surfato per davvero. Ho provato a non morire e a stare a galla. Questa volta più o meno è successo la stessa cosa. Sono stato un pelo più bravo, forse perché Luca mi ha dato un sacco di indicazioni in più. Questa è la mia tavola, quindi questo è il famoso spugnone di cui parlano tutti. Questo è lo spugnone che qua chiamano il corcio. Sai più o meno dove si trovano tutti quanti gli spot. Cos'è uno spot? Dove vai a surfare, sono le location, tipo le spiagge, le calette. Non puoi surfare ovunque ci sia il mare? No, perché dipende tutto quanto dal fondale. Perché vedi che c'è tutto quanto il riff che viene qua, quindi fa rompe praticamente sulla riva e sì. Non è sabbia ma è riff. Mutati, Luca mi ha preso la sua muta. Oh, no, 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 no.
solo queste foto perché la GoPro era in modalità timelapse e quindi per colpa dell'acqua. Non è colpa mia, è colpa dell'acqua. Luca ha preso casa in un parco acquatico abbandonato. È tenuto bene, non è sporco o veramente abbandonato, semplicemente non è attivo. Ed è pieno di case dove effettivamente vive la gente. È surreale. Luca, tu abiti in un parco acquatico abbandonato? L'ho scelto apposta perché così potevo utilizzare gli scivoli per skateare. Cosa fai nella vita, Luca? Faccio il personal trainer online e poi sono responsabile di meta per Surf Week e istruttore di surf skate. Cos'è il surf skate? Il surf skate penso sia il miglior allenamento che si possa fare per il surf se non hai le onde. Lo dice uno che ha vissuto 35 anni a Torino. Siamo tornati in Surf House, dove mi hanno spiegato in due parole cosa fosse quel posto. Casa Surf Week. Io ti amo. L'ultima attività della giornata è stata una lezione di surf skate alla Oliva, sempre da quelle parti. Luca, fra le varie cose, insegna anche surf skate e quindi, dato che mi sconfiffera lo skate, mi ha fatto fare questa masterclass accelerata di 2 ore a skateare. Quante cose questa settimana? Ma qualche trick lo sai fare? Ah, questo è surf skate. Abbiamo cenato in un ristorante tipico, Elorno, pieno di tapas, di carne, di pesce, di crocchette di capra, che sono molto caratteristiche. Molto molto buono. E si torna a casa. Ho registrato pochissimo, mannaggia a me. Vabbè, comunque qua coprifuoco alle 11, quindi sono 10 minuti in anticipo per il coprifuoco. Ragazzi, qua mi sto cucinando un pranzettino. Qua ho fatto una lavatrice, ho messo a stendere i panni. Io sono scottatissimo dal sole e come un cretino ho dimenticato di mettere la crema solare. Grande errore, sempre la crema solare, anche quando non si va in spiaggia. Ogni giorno. L'ultimo giorno ho conosciuto Fabio di iRent Fuerteventura, un ragazzo con una startup che collabora con lui ci ha messo in contatto tramite Instagram. Fabio non mi conosceva, ma si è prestato a farsi intervistare. Vive a Fuerteventura da 7 anni e finalmente ho potuto conoscere qualcuno che viveva là da un po' di tempo e poteva raccontarmi come funzionassero le cose. Ho incontrato un sacco di italiani che sono qua perché studiano all'università, vogliono fare da remoto o fanno smart working, si sta trasformando un po' in una Bali. Però tu sei qua da 7 anni, quindi ti volevo chiedere perché sei arrivato qua e cosa hai fatto in questi 7 anni qua. Allora, ti racconto una breve storia di come è partita la cosa. Lavoravo in banca da svariati anni e avevo la necessità di spostarmi da Roma. Io lavoravo nel centro di Roma. Ero stanco. Da lì la ricerca. Doveva essere Europa. Noi abbiamo 3 figli. Però non troppo città, perché noi già veniamo da una città. Quindi doveva essere una cosa dove c'era caldo, dove c'era un bel mare, dove c'erano belle spiagge e comunque c'era possibilità di crescita. Quindi anche il Portogallo magari era una... Era una delle mete. Non faccio altro che prendere un'aspettativa al lavoro in banca. A un periodo dove non ti pagano, però tu vuoi avere fino a un anno di tipo sabbatico. Esatto. Arriviamo, bellissimo. Primo anno visto con gli occhi da vacanza, quindi girato spiagge, fatto tutto quello che poteva essere sull'isola. Dopodiché abbiamo cominciato a vedere con gli occhi di investimento e avevamo qualche soldino da parte. Ho detto, vediamo se possiamo fare qualcosa per rimanere. I ragazzi inizialmente un po' titubanti e dopodiché hanno cominciato. Quanti anni avevano? Allora, la più piccola aveva 4, 7 e 10. Guardandoci intorno, dove i prezzi erano decisamente più bassi di oggi, abbiamo rilevato una lavanderia. Da lì ci siamo messi con mia moglie a cercare di far acquadrare la cosa e la lavanderia ha fatto boom, ovvero da che fatturava 1500 euro mensili, dopo 3 mesi stiamo fatturando 8000 euro. Nel senso, abbiamo solo fatto tutto come si doveva fare. Esatto. Qui non c'è molta professionalità in nessun campo, diciamo. Sì, ma specialmente magari 7 anni fa che è ancora meno. Esatto. E casa l'avete comprata appena arrivati o dopo un po'? No, dopo un po'. Quindi abbiamo lasciato la parte più sostanziosa per fare un investimento immobiliare, perché quello che è sempre andato qui su queste isole è il casa vacanza. E quindi abbiamo lavorato per un anno con la lavanderia e dopodiché ci è capitata l'opportunità di fare investimenti immobiliari. Ne abbiamo prese 2 in questo complesso dove oggi abbiamo l'ufficio e abbiamo cominciato ristrutturandole di sana pianta, perché... Quanto costavano al tempo 2 case qua? Allora, 2 case il primo anno con mia moglie che mi ha portato in questo complesso, ne avevamo trovata una a 15.000 e una a 19.000. E adesso quanto valgono? Adesso non meno di 100-105.000 euro. Quando andavi in giro per vedere le case, diciamo che vedevi un prezzo 30.000-35.000
5.000 dici costa troppo. Oggi invece no. Non ci trovi neanche un garage. Ristrutturare quanto è costato? Più o meno siamo intorno per un appartamento di ritorniamo di 30 metri completo, compresi i mobili, intorno ai 15.000 euro. E poi entrambi sono passati a gestire case vacanze e ne hanno gestite sempre di più e con più successo. Oggi in questo complesso, solo in questo, ne abbiamo 17. 17 le gestite, invece siete proprietari dei due. No, l'abbiamo venduti per comprare un terreno alla Cares. Poi è capitato un altro investimento ancora più grande che è un edificio qui a Coraleco. Vorremmo fare una sorta di hotel boutique. Com'è vivere qua? Più bello rispetto all'Italia? Molto più calma. Si spende meno perché hai molte meno esigenze. Oggi io qui con un Rolex che cosa ci farei? Ho bisogno di un infradito? Sono un patito di Apple. Esce il nuovo iPhone? Io qua lo potrei vedere dopo 3 mesi, 4 mesi. Questo è un poco che noi siamo abituati, ma qui manca. Il tutto è subito, non esiste. Noi italiani siamo venuti qua che nessuno ha portato avanti la sua professione. Ovvero, io lavoro in banca e oggi gestisco case. L'assicuratore oggi si è aperto un ristorante. Vieni sempre spesso con un'idea di quello che può funzionare qui. Non è mai così. E attendere per il futuro, specialmente quest'anno che c'è stato il Covid e tanti italiani sono scappati qua, come la vedi? Le altre isole qui alle Canarie sono tutte più sature. Questa è l'unica che secondo me deve ancora crescere. È un'isola che o la odi o la ami. Se ti è piccola, dai le capocciate al muro perché non puoi fare niente, non hai niente come alternative. Se sei uno che si accontenta e piace anche un po' di solitudine, nel senso il bello è anche uscire un po' da questo posto e vedere le parti sperdute che ti offre, allora sì. L'ultimo giorno l'ho completato con la famosa lezione di yoga che volevo fare. Mi ha trattato bene, sapeva che ero molto legato. Ho imparato a fare il corvo, non me lo sarei mai aspettato, è molto figo. Spira grande, vai! E fare yoga è stata una via di mezzo fra fare stretching e meditare. Molto molto bello. Grazie. Bello. Abbiamo concluso l'ultimo giorno andando a vedere il vulcano di Lahares. Una bella passeggiata e vale la pena farla. È molto bello vedere tutta l'isola. Che dici, ci investi qua a Fuerteventura? No, però è molto bella. Diciamo che dopo 12 mesi che vedi sempre lo stesso panorama. Ah, lo vedo, sì. Non so come ha fatto a farla così. Lì c'è la camarella. E poi la mattina dopo me ne sono andato in aeroporto per tornare. È stata una bella settimanella. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale per il prossimo video. Attivate la campanella, tutte queste cose qua. E noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Ciao! 11 minuti per arrivare al gate. Record di sempre proprio.